Buongiorno signor Barbuto, la ringrazio di averci accolto nel suo meraviglioso studio. Lei è un artista, diciamo, a tutto tondo, no? Musica, arte, cultura. E ha avuto anche, ha tuttora, una carriera anche parallela rispetto all'arte e alla cultura, quale quella dell'educatore. Quindi ci faccia scoprire un po' anche il suo mondo. Siamo qui. Sì, certo. Certamente come prima attività professionale, appunto, io mi occupo di arte, di musica e di cultura, come giustamente dicevi tu, Samuele. Posso dirti che la mia professione la gestisco da più di 30 anni come libero professionista, anche se ho cominciato a fare musica da quando avevo 5 anni, perché ho avuto in regalo questa piccola tastiera Bontempi, quelli della mia età se la ricorderanno perché era una piccola tastiera di color bianco e arancione. Appena mi era stata data, io subito mi ci sono buttato e da lì è stato un amore a prima vista. Adesso, senza raccontare ovviamente tutta la storia perché sono così tanti anni, poi appunto da più di 30 anni a questa parte l'attività professionale come musicista professionista e parallelamente, sì, certo, tutta questa dedizione all'educazione, quindi anche didattica e scolastica. Per più di 20 anni ho lavorato nelle scuole elementari come specialista esterno per progetti musicali e per la formazione del coro scolastico. Quindi avevo queste due, diciamo, branche in supporto e in orari curriculari durante proprio le lezioni scolastiche del mattino nelle scuole elementari. E poi per la fragilità e anche per l'età anziana. Per la fragilità, circa un 5 anni ho collaborato come volontario per l'ANFAS, quindi portatori d'handicap, e per l'Opera Don Guanella, cioè per i malati mentali gravi. Quindi mi sono occupato anche di questa branchia. E poi ancora adesso lo sto facendo, parliamo di 26 a 27 anni, nel mondo anche dell'anzianità, quindi in case di riposo. Adesso in particolare una, Gallarate, il Melo, Onlus, e lavoro appunto per gli anziani. Inizialmente anche lavoravo nel reparto Alzheimer e demenze, poi invece negli altri piani appunto con dedizioni di mie attività culturali e musicali a loro dedicate. Perfetto, fantastico, diciamo che ha una sensibilità che va oltre, diciamo anche un po' a quello che è la sensibilità normale. E attualmente di cosa si occupa, soprattutto diciamo a Caronno Varesino? Diciamo di cosa si occupa e che piani ha a Caronno Varesino? Sì, certo. Allora, Covid permettendo, Ok, sempre, naturalmente, che tutti sappiamo assolutamente. quanto ci sta mettendo, in particolare a noi artisti e professionisti del settore dell'arte, della musica, della cultura, così particolarmente sotto pressione, diciamo. Però qui a Caronno, allora io abito qui a Caronno dal 2006 e da subito sono stato favorevolmente accolto dalle amministrazioni comunali di allora, ma anche dalla cittadinanza. E questi sodalizi hanno consentito, ecco, di sviluppare tutta una mia sensibilità, una mia disponibilità anche qui nella nostra comunità caronnese. Abbiamo avuto per 16 anni la sede della mia associazione culturale, il coro Lauda Sion, che è stato un coro che tra l'altro ha avuto anche tutta una serie di risvolti poi di carattere anche nazionale e internazionale. La sede è qui a Caronno, adesso momentaneamente siamo senza sede, ma siamo stati qua per tanti tanti anni. Abbiamo dedicato alla comunità diversi concerti, diverse serate e poi anche personalmente a livello individuale serate tipo, possiamo chiamarle serate concerto, lezioni concerto, lezioni conferenza in collaborazione con la biblioteca comunale. E poi nel 2015 diciamo, il clou con il Festival dell'Arte, della Musica e della Cultura. Questo festival è stato davvero una chicca. Al tempo, in collaborazione con l'amministrazione comunale, l'assessorato alla cultura e il comitato organizzatore, è stato molto bello perché è stato l'anno anche di Expo e siamo riusciti sia a collaborare direttamente con Expo, col Festival Internazionale della Musica, la Fabbrica del Canto, e poi anche con la Federazione Mondiale della Musica Corale. Sono stati, diciamo, dei nostri, come possiamo dire, tutori, ecco, dei nostri partnership che ci hanno consentito di sviluppare davvero una bellissima settimana,
di tante discipline diverse. E quindi in questa settimana noi abbiamo potuto realizzare, ma davvero tantissime. Mi viene in mente anche la sfilata di moda origami, il laboratorio origami, oltre il cineforum, tutto il discorso musicale, concerti di musica corale, concerti di musica d'autore, canzoni, concerti corali anche con un coro straordinario internazionale che veniva dalla Francia allora e che partecipava anche al Festival Internazionale della Fabbrica del Canto. È stato davvero quello il momento più alto, più bello che ho sentito, ecco, nella mia pelle qui come cittadino caronnese. Intanto la possiamo solamente ringraziare per tutto quello che ha fatto per Caronno fino ad oggi e che sicuramente farà. E a proposito di futuro, visto che fa sempre bene un po' pensare anche un po' più in là, quali sono, diciamo, le sue intenzioni, i suoi progetti a medio-lungo termine? Una mia intenzione che sta particolarmente a cuore, e faccio presente che sono anche un cittadino onorario, ho ricevuto il sigillo civico qui a Caronno, mi ricordo che mi era stato detto che ero anche il più giovane ad aver ricevuto questo riconoscimento, che per me vuol dire appartenente alla comunità di Caronno. Cittadino onorario vuol dire che io sono onorato, questo si intende. Ecco, questo onore mi piacerebbe molto poterlo di nuovo rendere omaggio per i nostri caronnesi e poter fare una serie di attività, sempre se i caronnesi, ponendosi questa domanda: la comunità di Caronno è interessata all'arte, alla musica, alla cultura? Con questa domanda io penso che potrei dare un contributo sensibile, ecco, in merito a questo. E quali potrebbero essere? Ma attività, la mia disponibilità a 360 gradi, attività che possono andare veramente da momenti e da eventi, certamente anche di cultura di un certo tipo, un po' raffinata e quant'altro, ma anche assolutamente a momenti più popolari, momenti anche più di svago, no? La musica offre tanto questo tipo di approccio. Quando intendo arte e cultura, intendo come era avvenuto per il Festival dell'Arte, della Cultura e della Musica a 360 gradi. Io stesso sono comunque molto eclettico, non mi occupo solo di musica nel senso stretto, mi occupo da tantissimi anni anche di letteratura, ma anche di altre discipline, e questa plurima possibilità, diciamo, di offerta potrebbe essere molto interessante, ma anche molto entusiasmante per una comunità, come possiamo dire, in attesa? Non voglio sperare, ecco, certo. Diciamo, usiamo un termine dolce, ammorbidito, in attesa, sempre se i caronnesi vorranno rispondere a questa domanda, se sono interessati all'arte, alla cultura, alla musica. Io ci sono. Okay. Io credo proprio di sì, diciamo, perché noi come Caronno Cambia saremo sempre dalla parte dell'arte, della cultura, e quando vorrà noi ci saremo anche per darle sostegno nel caso vorrà. Io niente, posso solamente ringraziarla e del tempo che ha speso per noi e di averci fatto entrare un po' nel suo mondo, che è veramente meraviglioso. Grazie a te, grazie a voi, e mi ha fatto molto piacere. Grazie mille. Un saluto. Grazie. A te, a voi.